Dopo la pausa estiva, la FOPA torna al lavoro con la nuova formazione quasi al completo, schierata al Palanorda. Primo allenamento ieri pomeriggio per le rossoblù. Per quattro di loro è stato un ritorno tra le mura amiche, ma per i nuovi acquisti in casa Volley Bergamo è stato un vero e proprio battesimo. Un allenamento conoscitivo per far ambientare soprattutto le ragazze straniere e per iniziare il lungo processo di creazione del gruppo. Ostacolo principale, la lingua. Il coach Stefano Lavarini si è cimentato in una direzione dei lavori a metà tra italiano e inglese. Agli ordini dello staff tecnico il capitano Enrica Merlo e le confermate Valentina Diuff e Chiara Di Giulio. Insieme a loro le nuove italiane Marina Zambelli, Francesca Devetag, Martina Balboni. Con loro le serbe Blagojevic e Clisura, la tedesca Katrin Weiss e l'americana Alexis Crimes. All'appello sono invece mancate Eleonora Bruno, protagonista con la maglia della nazionale italiana juniores ai campionati europei, e l'americana Brown, fresca di matrimonio, che arriverà a fine mese dagli Stati Uniti. L'appuntamento ufficiale per i tifosi è domani alle 17 all'Antegnate Shopping Center. Sarà occasione di incontrare i volti nuovi della stagione 2012-2013. Per conoscere meglio le americane, però, si dovrà aspettare settembre. Nel frattempo le 12 rossoblù hanno scelto i numeri di maglia che le caratterizzeranno per l'intera stagione, confermati l'ormai storico 8 di Capitan Merlo e il 9 di Chiara Di Giulio. Valentina Diuff invece erediterà il 13 che era di Valentina Righetti. La serba Sara Clisura ha scelto invece il numero 1, mentre la connazionale Blagojevic avrà il 7, che la contraddistingueva anche lo scorso anno ad Urbino. Il numero 6, che era di Angela Gabbiadini, passa all'alzatrice Weiss, mentre Eleonora Bruno indosserà il numero 3, che a Bergamo ha visto protagonista un altro libero, Paola Croce. Il 15, che in passato fu di Antonella Del Core, sarà di Martina Balboni, mentre Marina Zambelli torna alla FOPA riprendendosi il 18, che l'aveva accompagnata nelle sue stagioni a Bergamo. Numero 4 per la centrale Alexis Crimes e 5 per la schiacciatrice Blair Brown. Infine il numero 10, che da Russeva passa alla centrale Francesca Devetag.